Abbiamo già conosciuto Mammut, l'azienda leader nel settore del trasporto di grandissime dimensioni. Dopo aver raccontato come viene organizzato il lavoro dal punto di vista operativo, abbiamo provato a scendere nello specifico per provare a tratteggiare, anche con l'aiuto delle immagini, le grandi opere portate a termine da Mammut. Il progetto Gorgon è il fiore all'occhiello della Mammut Italy, ma è anche un grossissimo orgoglio di tutta la società Mammut e del gruppo a livello internazionale. Perché oltre ai 5 moduli che hanno composto lo scopo del nostro contratto qui in Italia, che costituiscono attualmente il record su strada e penso lo costituiranno per lungo tempo, di un modulo e di una dimensione, di un peso, di un item di certe dimensioni, la cosa incredibile è che comunque la Mammut aveva la gestione di tutto questo impianto del gas che veniva realizzato in quest'isola che è un paradiso ecologico del nord, del West Australia. E in Italia abbiamo praticamente veramente condizionato in questo senso con la tecnologia Mammut la costruzione di questi moduli, perché è la logistica che ha dettato più di ogni altra cosa la dimensione del modulo stesso. Questi moduli erano degli impianti di cogenerazione completi che potevano alimentare questo impianto del gas che veniva costruito praticamente in Europa, in Cina, in Far East, ma non in Australia. Tutto veniva modularizzato e veniva trasportato sull'isola. E in Italia, a Carrara, tutto fu studiato sulla base di quella che era la logistica stradale dal percorso da Avenza al porto di Marina di Carrara, e su questo tipo di dimensioni sono stati poi ingegnerizzate dalla General Electric in maniera splendida questi moduli. Il lavoro di Mammut trova applicazione anche in campo sportivo e ad averne beneficiato ultimamente è stata una delle più grandi squadre italiane di calcio. Come Mammut in Italia abbiamo avuto l'onore di partecipare all'esecuzione dei sollevamenti del tetto della copertura dello Juventus Stadium di Torino ed è stato veramente un progetto che ha richiesto anche un notevole backup dal punto di vista ingegneristico, perché veniva fatto con sistemi alternativi di sollevamento e quindi praticamente con dei jacks, con dei sistemi praticamente di skiddaggio, con dei sistemi di trasporto SPMT, e quindi è stata sicuramente una bellissima sfida. E tra l'altro una sfida italiana, mentre il gruppo è specializzato sicuramente nell'esecuzione degli stadi, perché è partito tanti anni fa con il Millennium Stadium di Cardiff, è passato attraverso Wembley, l'Ajax Arena, abbiamo fatto lo stadio del Luz di Lisbona, un paio di stadi praticamente del Mondiale in Sudafrica e anche il famoso Bird Nest di Pechino per le Olimpiadi. Però devo dire che lo stadio di Torino per noi come Mammut Italy è sicuramente qualcosa che fa parte della cultura della nostra azienda ed è sicuramente uno degli orgogli di tutte le persone che vi hanno partecipato. Non c'è solo il calcio ovviamente nel bagaglio di Mammut e il telescopio di San Basilio in questo senso rappresenta un vero e proprio vanto per l'azienda. Il telescopio di San Basilio, che tra l'altro è uno dei più grandi telescopi del mondo e fa parte di tutto il network di, come si dice, di osservazione che parte dagli Stati Uniti ma copre praticamente a livello mondiale, è veramente fatto con il CNR, è veramente un grosso punto di orgoglio. Iniziamo a seguirlo con il primo disegno nel 2001 e quando finalmente posammo il radiotelescopio completo in un pezzo unico fu qualcosa di veramente notevole e sicuramente è bello poter avere contribuito a qualche cosa che fa parte della tecnologia italiana in sharing con tutte le tecnologie di livello mondiale. Poi uno sguardo al futuro, che per Mammut vuol dire guardare sempre di più verso l'estero. Sicuramente dopo la ruota di Londra, che ci vede protagonisti per quello che fu essenzialmente il sollevamento e la verticalizzazione, stiamo in questo momento lavorando sia sulla ruota di Dubai e sulla ruota di New York, che hanno delle dimensioni rispetto a quella di Londra veramente notevolmente più elevate e hanno delle casistiche anche a livello di ingegneria che richiedono da parte nostra degli studi non indifferenti in tutto quello che è anche l'esecuzione e lo studio dei frame che compongono praticamente queste macchine.